È stata certamente la giornata più impegnativa al SERD vissuta da un mese e mezzo a questa parte, ovvero no? Sì. Leo ci dà il grande privilegio di essere presenti quando lui fa il colloquio. Ah, pensavo il test... No. Sono andato anch'io, però io non l'ho messo nel baratto, l'ho fatto regolare. Ha fatto il tossicologico anche oggi, ma soprattutto abbiamo incontrato la psichiatra e diciamo ce le siamo dette che ce le siamo dette, è vero? Ce le siamo dette, siamo intervenuti anche noi, ti ha sentito, perché ormai diciamo, abbiamo creato questo rapporto e quindi abbiamo questo privilegio di poter condividere le cose anche più intime di Leo in queste circostanze. Yush sta ingazzato, cioè oggi sta bello tosto. Tenace, sì, tosto. Tenace e allegro insieme, dai. Tenace e allegro. Allora. Tino sull'allegria. Scusami là. Sulla tenacia invece è perché abbiamo ribadito ancora una volta la volontà di andare in comunità. Domani, quindi subito, abbiamo un altro appuntamento con la psicologa. È successo in un mese. Ma andremo sempre meglio, tant'è che abbiamo fissato i due tossicologici. Quindi quando lo farai? Ogni lunedì, quindi il 13 e il 20. Settimana prossima e settimana l'altra. Però la psichiatra ha anche detto, noi mettiamoli. Però non è detto che fino al 20 stia già in comunità. 23 è l'ultimo, giusto? No, 20. Di 13 è lunedì e 20 è l'altro lunedì. Sì. Lunedì e lunedì. Ma Leo, mi raccomando, è arrivato puntuale, è arrivato prima lui, noi siamo arrivati in ritardo. Bingo. Che cosa è successo, Leo? E si fece buio su tutta la terra, Tino. Allora, niente di meno, è arrivata tutto a posto. E quindi dici qualcosa, Leo. Cosa devo dire? No, magari non lo scazzo che hai avuto, perché a quello. Non vedo l'ora, basta. Però hai capito ciò che ti ha detto, sì, la psichiatra? Sì, ho capito quello che... Cioè non puoi avercela sempre con tutti. Io non devo avercela con tutti, però dopo che... un mese... Sì, ho capito, ma questo è anche il mito della comunità. Nel senso che, questo lo diciamo anche ad altri, la comunità giusta non è dipende in generale... Dipende dalle mie cose personali, hanno detto. Dipende da qual è quella migliore per questo tuo momento. Noi possiamo chiamare chiunque di comunità e fatti andare, ma... Non è una cosa giusta, perché alla fine, dopo quando ci penso, è vero. Perché devono trovare una sistemazione tra me e la comunità, nel senso che devono trovare un incastro per me. Anche se sono due anni, anche se sono un anno e mezzo. Magari c'è un posto subito in una che ritengono non essere buona in questo. Devono avere un'opportunità per me, nel senso che deve avere quella cosa con me. Basta. Deve scattare la scintilla. Tino, noi... Diciamo alla dottoressa, alla psichiatra, che non lo ha fatto in quel momento, lo sta facendo adesso, ha ammesso le ragioni della psichiatra e questo ci fa molto piacere. In comunità va sempre bene, non ci sono problemi di convivenza, di condivisioni varie, tutto a posto. Si sta da Dio. Le patatine? Le patatine sono finite. Adesso si nervosirà. Riandremo a prenderle. Si nervosirà qualcuno perché andremo a comprare di nuovo le patatine e ci diranno che non sono beni di prima necessità. Magari condividi un'altra cosa, condividi... Tiramisù, da. Se chiamo mia mamma cavallo goloso, vabbè. Allora adesso cominciamo ad intensificare tutta una serie di colloqui, di situazioni, con la speranza di poterlo, Tino, mandare velocemente in comunità, fuori dalle palle, l'hai detto tu, ma questo ci farebbe piacere, averti fuori dalle palle in questo senso. Ma perché si sa dove sto, però certo, non ci potremo sentire regolarmente. Non è vero. Quella... Tu puoi chiamare. Penso sì, che però... tu puoi chiamare per vedere però come sto, non è, come non sto. È ovvio, fisso. La chiamata è mia, sarà. Certo, e quindi ma bisogna giocarsela. Una chiamata sarà solo una persona. L'ha fatto con rumore. Ah. L'ha fatto con rumore. Vabbè. Non lo sa fare, devi fare così. La mandibola che si deve muovere, vedi? Deve essere dislocata in questa maniera. Subito, dai. Vai, che ci siamo un po' stancati. Ancora di pazienza, però sta finendo. Siamo sulla strada giusta. Spero che lo finisce. Eh? Questo mi ammazza. Ah, ecco.
Se finisce mi ammazzate tutte e due. Ecco, ti butto, ti scaravento addosso Tino e questo potrebbe essere lanciato a una velocità di 50 km orari. Tino può causare un danno 6 volte il suo peso, quindi stai attento, stai molto attento. Lanciamo a 50 km orari? Dalla macchina, apro lo sportello e ti lancio. Va bene. Per ora e solo per ora, in attesa di importantissime novità, quanto prima, e tu voi incrociate le dita e sperate che si trovi la comunità il prima possibile, quella giusta, non una qualunque. Eh? Dove vai adesso? Al Pedro. Vai a mangiare da Michele. Ok, buon appetito, salutaci. Salutaci a Michele, a Anna, saluta. Ecco, lo sapevo io, dai. Ciao, ciao.